Non sarà facile l'incontro di oggi. È sempre difficile. Mi fa piacere che vedo tanti giovani presenti, e va bene, perché è a loro che dobbiamo trasmettere, ai giovani, a voi giovani, che dobbiamo trasmettere la memoria del passato, se vogliamo che quel passato non ritorni. Sono sinceramente un po' preoccupato perché vedo qui presenti anche dei giovanissimi. È difficile trovare un linguaggio comune per i più piccoli. Io temo sempre i più piccoli di turbarli, perché capiscono tutto. Non è che voi ragazzi non capite, capite tutto, ma non so quanto sia giusto raccontare l'inferno, perché io oggi vi racconto l'inferno. Non si tratta dell'inferno che ha raccontato Dante, non si tratta dell'inferno delle religioni, da dove nessuno è mai tornato per raccontare. Ma io all'inferno ci sono stato e lo racconto. Quell'inferno era quel lager nazista che è un po' l'esempio dimostrativo, il paradigma di tutti i campi di sterminio, che è il lager di Auschwitz-Birkenau. Vi devo parlare di morte. Non è facile. Pensate che nella sterminata rete di campi di sterminio della Germania, dove collocati in Germania, nell'Europa orientale, ma anche qui da noi, qui in Italia, a Trieste, la risiera di San Sabba, sono state assassinate, ecco, attenzione, io non dico sono morte, sono stati assassinati 11 milioni di esseri umani, di cui 6 milioni erano ebrei, gli altri 5 milioni erano prigionieri politici, testimoni di Geova, erano omosessuali, erano rom sinti, che noi impropriamente chiamiamo zingari. È stata una strage senza fine, tra l'altro attuata e portata avanti con criteri scientifici, e per poterla organizzare si era mobilitato un esercito di persone colte e intelligenti. Non si può ideare Auschwitz se non si è intelligenti. È stato davvero un massacro senza fine, e io appunto sono stato lì e ve lo racconto. Voglio partire un po' da più lontano, non da quel giorno, da quella sera, il 7 aprile del 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da due italiani, da due fascisti, due persone che parlavano la nostra stessa lingua, che probabilmente avremmo forse in qualche caso conosciuto, tant'è vero che loro ci riconobbero, perché noi eravamo fuggiti dalla nostra abitazione, dalla nostra casa, ma evidentemente siamo stati riconosciuti da questi fascisti che ci denunciarono alle SS per il compenso di 5.000 lire, che pagavano una cifra enorme allora. 5.000 lire che pagavano per ogni cittadino italiano, perché noi eravamo cittadini italiani di religione ebraica, pagavano 5.000 lire per ogni persona, era davvero una cifra enorme. Quindi sono state sì le SS, ma la stessa responsabilità lo hanno avuto anche i fascisti, i nostri connazionali italiani come noi, che collaborarono con le SS per mandarci a morire, e lo sapevano anche gli italiani, perché se non avessero voluto pensare che un giorno noi, ritornando nella nostra città, nelle nostre case, avremmo voluto, chissà, incontrarli, riconoscerli, non hanno avuto questo timore, e quindi anche loro sapevano che noi saremmo, che nessuno di noi sarebbe ritornato nella propria casa. Io voglio iniziare il racconto, però, non da quel giorno, da quella sera del 7 aprile 1944, ma da 5 anni prima.
esattamente il 5 settembre 1938, quando il Gran Consiglio del Fascismo, presieduto da Benito Mussolini, emanò il primo decreto legge denominato La difesa della razza nella scuola fascista. Attenzione ragazzi, io adesso ho detto per la prima volta, ho detto razza. Tenete sempre presente che non esistono razze. Esiste una sola razza, che è la razza umana. Siamo tutti uguali. Invece il fascismo, il nazismo prima e il nazismo dopo si erano inventate questo concetto delle razze, la razza superiore, che era quella degli ariani, biondi, alti, dolicocefali, e questo era il prototipo dell'ariano. Gli ebrei appartenevano alla razza, una razza inferiore, e dovevano essere sterminati. E per fare questo avevano creato appunto questa organizzazione con criteri davvero scientifici per dare la morte. Dicevo, io ho ricordato il primo decreto legge del partito fascista, col quale tutti gli ebrei vennero messi fuori dalla scuola. Per la verità doveva essere seguito tutto un iter, cioè il Gran Consiglio del Fascismo praticamente proponeva, poi doveva essere approvato dal Consiglio dei Ministri, e questo avvenne esattamente l'11 novembre del 1938. Ecco, io qui ho un giornale dell'epoca ridotto molto male, comunque, dove c'è chiaramente scritto le leggi per la difesa della razza nella scuola fascista. Questo è un giornale dell'epoca. Praticamente fu quel giorno, e il giorno dopo per l'esattezza, che oltretutto era anche il giorno del mio compleanno, io avevo iniziato la scuola, una scuola pubblica, l'avevo frequentata dalla prima elementare, avevo finito la quarta, avevo iniziato la quinta elementare, perché ero stato iscritto in quella scuola, e fino a che praticamente il decreto legge non veniva trasformato in legge, approvato dal Parlamento, e quindi praticamente non era entrato in vigore. Fu appunto quel giorno che io entrai in classe come sempre, ritrovai quell'insegnante, ritrovai tutti i miei amici. L'insegnante, devo dire, mi aveva preso nella prima elementare, mi stava portando alla quinta elementare, e un insegnante a cui io volevo bene, perché dopo 4 anni passati insieme nasce con la maestra, in genere con i bambini e la maestra nasce anche un rapporto, indubbiamente un rapporto affettivo. Ebbene, quell'insegnante, che era fascista, non esitò un momento a mettermi fuori dalla classe. Ricordo che mi disse: Piero, anzi no, Terracina, perché allora non si usava chiamare per nome, per cognome. Terracina, qui non ci puoi stare, devi uscire, devi andare via, non puoi venire in questa scuola. E io rimasi allibito, domandai: ma perché, che cosa ho fatto? Mi rispose soltanto con due parole: sei ebreo. Ci sono le nuove leggi per cui gli ebrei non possono stare nella scuola pubblica. Per me fu davvero, posso dire, un colpo terribile, perché ero stato educato all'amore per lo studio. Noi eravamo 4 figli, tutte e 4 andavamo a scuola. Mamma ci seguiva nello studio, io ero più piccolo, e da noi figli naturalmente non prendeva, ma ci seguiva nello studio, voleva sapere tutto. E mi ricordo le sue parole quando diceva: vedete ragazzi, la vita è difficile, però se riuscirete nello studio sarà poi molto più facile riuscire nella vita. Erano parole che mi erano entrate dentro. Quindi, vedendomi dalla scuola, mi domandai subito che cosa mai potrò fare nella vita se non posso studiare. Esisteva una scuola elementare ebraica, e andai a frequentare quella scuola. Tanti disagi, perché naturalmente era sovraffollata, però era una scuola che funzionava. D'altra parte erano stati mandati via dalle scuole non soltanto i bambini ebrei, ma anche, cioè, i ragazzi, ma erano stati mandati via anche tutti gli insegnanti
in tutte le scuole, anche dalle università e anche dalle accademie, perché anche dall'accademia, anche nelle accademie c'erano molte persone di religione ebraica. Andai a frequentare quella scuola, ma persi tutti i miei compagni, tutti quelli che erano i miei amici, i miei compagni della scuola pubblica, sparirono tutti. Ma perché sparirono? E ce lo siamo domandato, io poi me lo sono domandato tante volte, perché, ma perché sono spariti? Giocavamo insieme, studiavamo insieme. Ma d'altra parte c'era la propaganda. Il partito fascista, nella sua propaganda, diceva, c'era tutta la propaganda sulla razza, ma quello che faceva più colpo sulla gente, che la gente, attenzione, la grande maggioranza ci credeva, che diceva Mussolini ha sempre ragione. E quindi la gente pensava, se Mussolini ha emanato questa legge, evidentemente un motivo ci sarà. Quindi ecco perché praticamente sparirono tutti i miei amici, perché l'Italia, gli italiani in quell'epoca, la nostra grande maggioranza di italiani era fascista. Ecco, a questo proposito voglio dire, attenzione ragazzi, fate bene attenzione, non esiste l'uomo della provvidenza come si proclamava Benito Mussolini. L'uomo della provvidenza non esiste. Quando ci sono delle difficoltà, le difficoltà si superano soltanto con l'aiuto di tutti. Soltanto in questo modo, di tutti i cittadini, si possono superare le difficoltà. Andavo a frequentare quella scuola, ecco, rapidamente poi passo praticamente alla parte più difficile del mio intervento. Poi dopo la quinta elementare passai alle medie. Alle medie trovammo tra l'altro un preside davvero straordinario, non era ebreo, era stato mandato dal ministero per controllare questa massa di ragazzi considerati nemici della patria. Pensate che gli ebrei vivevano sul suolo italiano, particolarmente a Roma, da oltre 22 secoli. Quindi, come si può dire, non sono italiani quando un'etnia, un gruppo, gli appartenenti a una religione sono presenti sul suolo dell'Italia, erano presenti sul suolo dell'Italia da 22 secoli. Erano assurdità. Ma la gente credeva alla propaganda. Dicevo, andavo a frequentare questa scuola, c'era questo preside, Nicola Cimmino si chiamava, era davvero una persona davvero straordinaria. Entrava nelle nostre classi, parlava con tutti noi e diceva, vedete ragazzi, mi dispiace per voi, voi dovete dimostrare quello che nessun ragazzo è tenuto a dimostrare, cioè di non essere collettivamente, come appartenenza, come popolo, come religione, di non essere inferiori agli altri ragazzi che frequentano le scuole pubbliche. Io sono sicuro che in quella scuola ognuno di noi dava il massimo, ognuno dei ragazzi dava il massimo. Questi abbiamo passato davvero dei momenti molto difficili. E, dicevo, che erano stati mandati via tutti gli insegnanti da tutte le scuole. Insegnavano allora 109 nelle università italiane, 109 docenti ebrei. Ebbene, la cacciata di questi fu un atto di autolesionismo per la scienza e per la cultura italiana, perché dopo la guerra quattro di questi professori universitari che erano stati cacciati dalle università italiane furono insigniti del premio Nobel. Emilio Segre per la fisica, Salvador Luria per la medicina, Franco Modigliani per l'economia e Rita Levi Montalcini per la medicina. Quindi, se non fu un atto di autolesionismo, non solo, ma tanti emigrarono e poi eccellevano nelle loro materie. Fu davvero, davvero un.
Dicevo appunto questa, come si può spiegare che si sparirono tutti quanti, purtroppo questo è accaduto. Attenzione, devo dire che questa fu anche un po' la mia fortuna, andare a frequentare la scuola ebraica. Fu la mia fortuna perché ho parlato dell'insegnamento, ma non era solo quello. Perché nella scuola ebraica che andai a frequentare nacquero le nuove amicizie. Quando io sono tornato dall'inferno ero rimasto solo e disperato, non avevo più nessuno. Beh, furono loro, furono i miei amici che mi accolsero tra loro, che non mi lasciarono mai solo, che mi protessero in tutti i modi. È stato soltanto per questo motivo, soltanto per questo che io sono riuscito a farci. Ecco, vedete, questo è un altro dei valori della civiltà, la solidarietà. Ecco, vedete, io credo che sia uno di quei valori che non possiamo far mancare nei confronti della gente che ne ha bisogno. È uno dei grandi valori della civiltà. Ce ne sono diversi, ma io credo che questo sia davvero molto importante. Oggi, anche oggi, c'è tanta gente che ha necessità, che ha bisogno della nostra solidarietà, ed è lì che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo. Vi ho detto, io continuo a studiare, però in famiglia le cose cambiarono, e naturalmente cambiarono in peggio. Papà era un professionista, fu cancellato dagli albi professionali e non poteva continuare a fare il suo lavoro, che consentiva di mantenere, devo dire, abbastanza agiatamente la propria famiglia. Cercò di adattarsi a fare dei lavori che non erano i suoi, ma non ci riusciva. I miei fratelli e mia sorella erano più grandi di me, dovettero abbandonare gli studi e cominciare a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia. D'altra parte, una famiglia numerosa, eravamo 8 persone in famiglia, c'erano anche i miei nonni paterni. E io invece continuavo a studiare e vivevo ancora felice. Le leggi razziali naturalmente non si limitarono soltanto alla scuola, ne furono emanate un numero enorme di queste leggi, credo che siano state circa 110 le leggi, ognuna delle quali vietava agli ebrei qualche cosa. Ecco, io adesso voglio fare leggervi soltanto un elenco, non di tutte naturalmente, ma di quelle che ritengo che erano le più assurde. Quindi il 5 settembre fu emanato quel decreto legge sulla scuola. La legge diceva la dispensa dal servizio degli insegnanti ebrei. Dunque, un'altra cosa. All'Accademia dei Licei era membro dell'Accademia dei Licei Albert Einstein, che è considerato il più grande scienziato del XX secolo. Albert Einstein fu messo fuori dall'Accademia dei Licei con una lettera di due righe, di cui io qui ho una fotocopia, che è questa, in cui l'allora presidente Milosevic dice praticamente a Einstein che non è più un membro di questa accademia. Quindi, se non fu un atto di autolesionismo questo, non so quale possa essere. Dunque, vi leggo soltanto alcune di queste leggi, dalle quali vi potete rendere conto dell'assurdità di certe norme. Dunque, oltre alla proibizione di frequentare le scuole, le leggi razziali toglievano lavoro, passaporto, storia, la possibilità di stare, di uscire, di andarsene, perché era stato sequestrato il passaporto e non era
non era il passaporto, non si poteva ottenere. Quindi dovevamo rimanere e subire tutte le angherie a cui venivamo sottoposti. Dicevo prima dei professionisti che erano stati cancellati, anche i medici. Pensate che andò papà un giorno in tribunale ad assistere a un processo contro un medico ebreo accusato di aver salvato una bambina non ebrea, una bambina ariana. Mi ricordo papà era ancora emozionato quando ci raccontò l'andamento del processo, anche il pubblico ministero aveva preso le difese dell'imputato e poi che poi fu assolto perché aveva agito in stato di necessità. Però dovette dimostrare attraverso le testimonianze di illustri medici e della mamma di questa bambina che se non fosse intervenuto immediatamente quella bambina sarebbe morta. Dunque fu vietato agli ebrei di frequentare località di importanza strategica. Tutte le coste erano state dichiarate di importanza strategica, quindi agli ebrei era proibito fare un bagno al mare. Noi da Roma non potevamo andare a 20 km a Ostia, che è sempre oltretutto comune di Roma, va bene, e fare un bagno nel mare di Ostia. Era vietato fare un bagno al mare, era soltanto vessatorio. Era vietato commerciare il lana da materassi, in articoli per bambini, sono soltanto alcune di queste leggi, in materiali ferrosi, in carte da gioco, perché chi lo sa, carburo di calcio. Non potevano far parte di associazioni culturali e sportive, dell'ente protezione animali, non potevano detenere piccioni viaggiatori, come che gli ebrei potessero comunicare con il nemico attraverso i piccioni viaggiatori. Pensate all'assurdità di queste norme. Non potevano pubblicare un libro, un articolo, un lavoro scientifico, non potevano avere, insomma, un diritto umano di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello. Questo era il modo. Ora ci sarebbe stata la possibilità, qualcuno lo fece, di opporsi, per esempio Benedetto Croce, l'editore La Terza, ci furono qualche degli intellettuali che si ribellarono e qualche cosa riuscirono a ottenere, per esempio l'editore La Terza, gli autori ebrei non potevano essere pubblicati, ma lui disse: se io tolgo gli autori ebrei dal mio catalogo io devo chiudere, perché io non ho mai visto, se non ho mai guardato se fossero ebrei o non ebrei, vedevo soltanto che fossero ognuno di loro il capofila nelle diverse discipline. E gli fu autorizzato di mantenere nei cataloghi gli autori ebrei. Ora questi provvedimenti approdarono poi in Parlamento, tutti questi provvedimenti insieme a tanti altri. Presidente del Parlamento a Montecitorio come oggi era Galeazzo Ciano. Aprì le votazioni una per una, per alzata di mano, 349 deputati presenti, per ognuna di queste leggi fu votato all'unanimità, 349 furono i sì, per tutte le leggi di cui io vi ho detto soltanto qualcuna di queste. Poi tutto il pacchetto delle leggi emanate fino a quel momento fu messo in votazione a scrutinio segreto. Ebbene, il risultato fu lo stesso. 349 deputati presenti, 349 a scrutinio segreto votarono sì. E alla fine, questo lo raccontano le cronache parlamentari, alla fine della votazione tutti i deputati in piedi, al grido di duce duce, intonarono l'inno Giovinezzi. Un'infamia. Era un'infamia, e tutti i deputati che votarono a favore all'unanimità erano infami loro, tutti. Questo è stato, ecco, questo avviene quando crediamo nell'uomo
un uomo della provvidenza, la gente, ripeto, come ho detto prima, la gente ci credeva. Vi dicevo delle difficoltà in famiglia, io comunque continuavo a vivere felice, avevo i nuovi amici, e non ne risentivo più di tanto. Andavo avanti e la guerra continuava, disagi per tutti, ma certamente i disagi maggiori erano proprio per noi ebrei, a cui erano vietate tante cose. Arrivavamo così al 1943. 1943 fu un anno prima di speranza e poi iniziò la catastrofe. Nel 1943, esattamente il 10 luglio del 1943, le truppe alleate anglo-americane sbarcarono in Sicilia. In un mese la Sicilia fu liberata, attraversarono il confine e cominciarono a risalire la penisola. La Germania, allarmata dall'avanzata delle truppe alleate nell'Italia, mandò le proprie truppe per fronteggiare le armate anglo-americane. Il 25 luglio 1943 si riunì il Gran Consiglio del Fascismo e Mussolini fu messo in minoranza. Fu arrestato, una specie di burla, perché fu mandato in un albergo sul Gran Sasso, dove poi, dopo pochi giorni, un ufficiale tedesco, si chiamava Scorzeni, andò con pochi elementi della Wehrmacht, dei soldati tedeschi, e liberò Mussolini. L'8 settembre del 1943 Badoglio, che si era reso conto che praticamente l'Italia stava andando verso la catastrofe e non c'era nessuna possibilità di cambiare il corso della guerra, annunciò che aveva chiesto l'armistizio agli anglo-americani. I tedeschi, ho detto, erano già in Italia, che erano venuti per fronteggiare le truppe tedesche e le truppe alleate. Praticamente l'Italia fu divisa in due, cioè il centro-nord occupato dalle truppe tedesche fino a Napoli e il centro-sud liberato dalle truppe alleate. Ho detto che il centro-sud fu occupato, compresa Napoli. Ebbene, Napoli, 20 giorni dopo, esattamente il 28 settembre, scesero i cittadini napoletani, scesero tutti in strada senza armi, soltanto qualche bottiglia incendiaria e qualche fucile che i militari italiani al momento dell'armistizio si erano portati a casa, perché d'altra parte mancavano ordini da parte dell'autorità, quindi qualche fucile si erano portati a casa. Soltanto con quello, con la forza della disperazione, riuscirono a cacciare le truppe tedesche da Napoli. È uno dei più belli atti della nostra storia. Non mi sembra, da quello che chiedo io spesso nella scuola, che si studi questo periodo della nostra storia. Si studia, quando io lo domando mi dicono: no, ma studiamo le 5 giornate di Milano, come fosse la stessa cosa. Ripeto, è uno dei più belli atti della nostra storia, però se ne parla poco, troppo poco. Soltanto 20 giorni dopo Roma fu occupata dalle truppe tedesche, soltanto 20 giorni dopo i responsabili della comunità ebraica furono convocati al comando tedesco. Furono ricevuti dal colonnello Kappler, il quale impose loro il pagamento di 50 chili d'oro da versare entro 36 ore, che se non fossero stati versati, 200 capifamiglia ebrei sarebbero stati deportati in Germania, e diceva che avevano già la lista dei 200 da deportare. Fu una corsa colpo in tempo. Fu una corsa colpo in tempo, ma trovare i 50 chili d'oro era un'impresa
cioè trovarli tra gli appartenenti alla comunità ebraica era un'impresa quasi impossibile. Invece loro fu trovato grazie all'aiuto di tanti non ebrei che si misero in coda per portare il loro contributo. Ecco, vedete, tutta quella solidarietà che era venuta a mancare all'emanazione delle leggi razziali, razziste direi, del 1938, si risvegliò. Con le difficoltà che c'erano per tutti, si risvegliò anche la solidarietà. E ritorno su questo concetto, su questo valore della solidarietà, che è molto, davvero molto importante. I 50 kg d'oro furono trovati e furono versati. Kappler dette la sua parola che agli ebrei non sarebbero state fatte altre richieste. Io ricordo il commento di papà. Papà disse: beh, possiamo essere tranquilli, abbiamo la parola di un ufficiale tedesco, un ufficiale a qualsiasi esercito appartenga non verrà mai meno alla parola d'onore che ha dato. Era una trappola. 20 giorni dopo, esattamente il 16 ottobre del 1943, le SS tedesche, coadiuvate da alcuni reparti di italiani, circondarono il ghetto di Roma e portarono via tutti. Finita la razzia nel ghetto di Roma, avevano elenchi alla mano di tutti gli ebrei, elenchi ricavati dal censimento che Mussolini aveva voluto, il censimento degli ebrei che aveva voluto nel 1938, evidentemente erano riusciti a appropriarsi di questi elenchi e andarono in tutte le case degli ebrei e portarono via tutti quelli che trovarono. Con la mia famiglia quel giorno riuscimmo a scampare. Mi ricordo papà mi aveva detto: fammi piacere, oggi era un sabato, pioveva, fammi piacere, vai dal tabaccaio che oggi c'è la distribuzione delle sigarette. Papà era un accanito fumatore. Dice: poi arrivo io e ti do il cambio. Io di buon mattino, pioveva, l'ombrello aperto, mi misi in coda fuori dal tabaccaio aspettando che iniziasse la distribuzione delle sigarette. Vedi arrivare papà di corsa. Dico: che bisogno c'è che corre? Quando mi fu vicino disse: Piero, vieni via, andiamo via. Camminando verso casa mi disse: stanno arrestando tutti gli ebrei. E li avevano telefonato, qualcuno aveva telefonato a casa: andate, fuggite, perché stanno arrestando tutti, hanno gli elenchi di tutti gli ebrei. Mi ricordo che ci riparammo in una villa comunale, pioveva, sotto un gazebo, sotto Villa Sciarra. Mi ricordo che nessuno di noi parlava, non sapevamo che cosa fare. Poi papà e i miei fratelli uscirono per andare a trovare un rifugio, non potevamo ritornare nella nostra casa, e quando tornarono dissero che l'avevo trovato, cioè un appartamento, un portiere che papà conosceva, che sapeva che eravamo ebrei, e disse: sì, c'è un appartamento che lo occupava, è tornato nel proprio paese perché aveva paura dei bombardamenti alleati. Dice: è arredato, potete metterli là. Pensavamo però bene di dividerci, quindi i miei genitori e mia sorella andarono in quell'appartamento. Quel portiere, che era davvero un eroe, si prese in casa sua i miei nonni. L'abitazione di un portiere naturalmente era praticamente, si scendevano 4-5 scalini, era quasi, non dico un sottoscala, ma comunque era all'altezza della strada, c'erano le finestre, e un piccolo appartamento, forse due camere, forse tre, non lo so, ma non esitò un momento a dare una parte dell'appartamento ai miei nonni che ne avevano bisogno. E lo stesso portiere aprì le porte di una cantina a me e ai miei fratelli, e noi la notte andavamo a dormire in quella cantina in mezzo ai topi. Non potevamo rimanere nascosti, non avevamo più mezzi per vivere, dovevamo procurarci giorno a giorno, rischiando naturalmente, uscendo di casa,
uscendo dai nostri rifugi, rischiando di essere riconosciuti da qualcuno e venduti alle SS tedesche, che pagavano un compenso di 5.000 lire per ogni ebreo che veniva fatto arrestare, come ho detto prima. Arrivavamo così, in questo modo così precario. Noi la mattina uscivamo tutti le case. C'era mia sorella che andava a fare la spesa, dovevamo pure procurarci qualche cosa da mangiare. E i miei fratelli, papà e io andavamo in giro per la città, acquistavamo qualsiasi cosa si trovasse da acquistare per poi andare a rivendere. Naturalmente quello che si trovava quando si formavano quelle folle fuori dei negozi, erano i prezzi, erano calmierati. Quindi praticamente andavamo in un'altra parte della città a vendere le stesse cose, naturalmente a prezzo maggiorato. E devo dire che almeno con questo modo, eravamo in quattro a fare questo lavoro, non abbiamo sofferto la fame, però c'era il rischio di essere riconosciuti. Arrivavamo così al 7 aprile del 1944 e qui inizia la mia discesa all'inferno. La mattina del 7 aprile del 1944, come facevamo tutte le mattine, con i miei fratelli dalla cantina salimmo nell'appartamento, come facevamo sempre, per lavarci, per cambiare la biancheria e poi subito in strada. Ricordo che papà disse: ragazzi, questa sera è Pesach è la Pasqua ebraica, è una festa molto importante, è la festa della libertà. Ricorda quando, esattamente 33 secoli fa, gli ebrei erano schiavi in Egitto, guidati da Mosè, è scritto nella Bibbia, attraversarono il Mar Rosso e furono liberi. Quindi è una grande festa che noi facciamo tutti gli anni, leggendo la Gadà, che è il rituale della Pasqua, facendo il Seder, che è la cena pasquale, esattamente con le stesse, nello stesso modo e con le stesse parole come Gesù festeggiava la Pasqua. Non è cambiato assolutamente niente. Noi accettammo con gioia. Quando papà disse: questa sera stiamo insieme, noi accettammo con gioia. Ci aveva raggiunto anche uno zio che sapeva dove eravamo rifugiati per farci gli auguri, e poi saputo che invece avremmo fatto il Seder, avremmo letto la Gadà, e era voluto rimanere. E dice: poi domani mattina ritornerò nel mio rifugio. La sera ci trovò tutti riuniti intorno alla tavola. Mentre stavamo ancora recitando le preghiere, bussarono alla porta, andò ad aprire mia sorella Anna. Rientrò nella sala da pranzo, era sconvolta, non riusciva a dire una parola. Ricordo si era messa le mani sul petto, non riusciva, evidentemente respirava con fatica. Dietro di lei due SS armati come che andassero a un'azione di guerra, con mitra e bomba a mano. Sulla porta di casa era rimasto un terzo SS, sempre armato nello stesso modo, e un italiano, un fascista, che li aveva accompagnati fino sulla porta di casa. Le SS non ci avrebbero mai scovato se non ci fossero stati italiani, un italiano che ci aveva riconosciuto e che ci aveva denunciato per prendere quel compenso di 5.000 lire, che era, ripeto, una cifra enorme. 20 minuti di tempo dovete essere fuori. 20 minuti di tempo, quanto tempo si impiega per preparare una valigia quando uno deve partire, o magari uno zainetto per voi ragazzi quando andate in gita? Occorre certamente più dei 20 minuti. Orologio alla mano. Anna, mia sorella, cercò di intervenire per nonno. Disse: c'è il nonno, ha 84 anni, è rimasto vedovo dopo pochi giorni. Sì, perché nonna per fortuna, dico io, era morta pochi giorni prima in ospedale. Quante sofferenze
le sono state risparmiate, che è morta qualche giorno prima che noi venissimo arrestati. Mia sorella cercò di intervenire per nonno, disse che nonno 84 anni è rimasto vedovo da pochi giorni, lasciatelo, a noi ci porterete a lavorare, lui certamente non potrà farlo. Ricordo questa SS che con la mano indicò con l'indice la porta di casa, urlò Laus fuori. Scendemmo tutti, al portone ci aspettava una tua ambulanza, altre due SS e un altro fascista, un altro italiano, quale si rivolse a papà e disse: dici dove hai nascosto denaro, gioielli, che li recuperiamo e domani sarete liberi. Non solo erano assassini, erano anche ladri, ladri, erano ladri, non avrebbero voluto fare niente. Dici dove hai nascosto denaro e gioielli. Il fatto che non avevamo niente, assolutamente. Salimmo su questa ambulanza, durante il tragitto mia sorella disse che aveva riconosciuto uno di quei ragazzi che avevano accompagnato le SS. Quella mattina, quando era uscita per andare a cercare qualche cosa da mangiare, è stata seguita da questo giovane. Questo gli aveva rivolto dei complimenti, mia sorella gli assicura che era davvero una ragazza bellissima. Disse, l'aveva seguita, gli aveva rivolto dei complimenti e mia sorella disse, gli aveva detto fammi piacere, vattene in giro alla larga, e non l'aveva più vista. Invece l'aveva seguita per vedere dove era rifugiata, per poi venderci alle SS. Dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Ginaceli a Roma. Entrare in un carcere è davvero quanto di più terribile che ci sia, con la coscienza soprattutto di non aver commesso nessun reato. Sentire i cancelli che si chiudono alle nostre spalle è davvero una sensazione davvero terribile. Fummo messi in un corridoio, faccia al muro, l'obbligo di non parlare. Alle nostre spalle c'era una porta con sopra la scritta ufficio matricole. Cioè praticamente chi entrava nel lager, nel carcere, doveva essere registrato. Uno per volta venivano fatti entrare in questa porta dove riempivano la scheda. Quando venne il mio turno mi chiesero nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita e poi colore degli occhi, colori dei capelli, e se mi chiesero se avevo segni particolari sul corpo, rituale davvero terribile. Poi erano due queste guardie carcerarie, quello che era in piedi, non quello che scriveva, mi disse di imprimere l'indice della mano sinistra su un tampone di inchiostro e portarlo sotto la scheda. Per me fu davvero un trauma terribile. Esitai, allora mi prese la mano, la portò sul tampone e poi sotto la scheda per imprimere l'impronta digitale. Io uscì da quella porta piangendo, credo singhiozzando. Papà se ne accorse e allora sentì il bisogno di rivolgere a noi figli e di rivolgere qualche parola. Non l'ho mai dimenticato. Posso dire che sono parole che mi hanno guidato per tutta la vita. Papà disse, ragazzi, aveva avuto la percezione esatta di quello che stava succedendo, che eravamo sul bordo dell'abisso nel quale ci avrebbero fatti precipitare. Disse, possono accadere cose terribili, mi raccomando, qualsiasi cosa accada, siate uomini, non perdete mai la dignità. Queste furono le parole di papà. Come si fa? Come si può mantenere la dignità quando si ha fame? Quando si guarda con occhi supplichevoli l'aguzzino che ti sta versando la brodaglia, con la speranza che affondi un pochino di più il mestolo per ricavarne qualche cosa di più solido. Dov'è la dignità? L'aguzzino si odia.
si deve odiare, non implorare. Ecco perché in quei momenti, io avevo 15 anni, io non volevo morire e vedevo invece che la morte in mezzo a noi, ogni momento, e io invece rimanevo saldamente, cioè per quanto potevo, rimanevo aggrappato alla vita, non volevo morire. Comunque, dal carcere di Ginaceli, dopo qualche giorno di permanenza nel carcere, dove vi assicuro trovammo davvero, davvero trovammo tanta, tanta solidarietà, quanta gente per bene, davvero esisteva e credo che esista ancora nelle carceri. Ricordo che io sempre con papà che non mi lasciava un momento perché ero il più piccolo, pensavo che potessi avere più bisogno degli altri di essere protetto. Entrammo in una cella, io e papà, dove c'erano altri tre detenuti che furono davvero meravigliosi. Ci domandarono come mai io così giovane, ragazzo, 15 anni, e come mai stavo nel carcere di Ginaceli. Dicemmo perché siamo ebrei, e quindi ricordo che uno di questi ricevette un pacco di cose da mangiare da casa e lo divise il contenuto con noi. Non era ebreo naturalmente, noi non potevamo ricevere pacchi o qualche cosa da casa. Anzi, posso dirvi questo, io anche recentemente sono stato due volte nel carcere romano di Rebibbia a parlare ai carcerati. Beh, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Quanta partecipazione c'è stata. Quando ho raccontato lì la mia storia. E poi mi sono stretti intorno per abbracciarvi, per darmi la mano. Quanta umanità c'è là dentro. Comunque, dopo qualche giorno di permanenza nel carcere, non sto a raccontarvi il rituale che era lo stesso che si era verificato e che avevamo saputo dello stesso carcere pochi giorni prima, quando c'era stato l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Quindi chiamarono dei nomi e quindi praticamente eravamo convinti di andare a morire, come era accaduto pochi giorni prima per i martiri delle Fosse Ardeatine. E comunque chiamarono questi nomi, dovevamo scendere nel corridoio del carcere, chiamarono me, ricordo papà che urlava: lasciatelo, prendete me. Invece poi chiamarono anche lui, arrivarono dal reparto femminile anche mamma e Anna, e poi a sera fummo fatti salire su dei camion che si mossero verso il nord di Roma. Arrivati a pochi chilometri alla periferia della città, in località Prima Porta, in una piazza deserta perché c'era il coprifuoco, fermarono i camion, urlando le SS ci fecero scendere tutti e ci spingevano con i calci dei mitra, dei fucili e con i bastoni, ci spingevano sotto una rupe sotto la quale si aprono ancora oggi sono state chiuse da una cancellata, si aprivano aperte delle grotte e ci spingevano là dentro. E noi capimmo che era arrivato il nostro momento. Cominceranno a sparare, avevano raccontato quello che, perché a Regina Celi si sapeva molto di quello che era accaduto alle Fosse Ardeatine, cominceranno a sparare, faranno saltare la rupe e finirà così. Quindi sono stati momenti di assoluto terrore, urlavano e ci spingevano là dentro. Poi invece qualcuno capì, volevano che facessimo i nostri bisogni, dissero, perché avremmo dovuto viaggiare tutta la notte e non si sarebbero più fermati. Beh, noi abbiamo vissuto quei momenti come fossero stati gli ultimi momenti della nostra vita. Ci è mancato niente.
ci mancherò niente, bastava che cominciassero a sparare, sarebbe tutto finito lì. E io oggi mi chiedo, ma non sarebbe stato meglio? Non sarebbe stato meglio che fosse andata in questo modo? Che avessero sparato, che avessero fatto saltare la rupe? Quante sofferenze sono state fatte, hanno subito tanta gente a cui sono stati fatti fare 2000 chilometri soltanto per portarli a morire. Sarebbe stato meglio. Oggi in quel luogo ci sarebbe certamente un mausoleo, ci sarebbe, che so, qualche cosa dove poter portare un fiore o recitare una preghiera. Ma se io voglio recitare una preghiera, portare un fiore ai miei che non sono tornati, che sono stati assassinati, ma dove lo porto? Dove lo porto il fiore? Posso soltanto gettarlo nel vento, perché è nel vento che sono finiti tutti, tutti. Arrivammo con i camion, arrivammo a Fossoli. Fossoli era un campo italiano dove c'era però una guarnigione di SS. Non starei a raccontarvi Fossoli perché, dove tutto sommato la vita era ancora plausibile, la famiglia era tutta quanta riunita, tanti disagi, poco spazio, ma comunque eravamo insieme e già questo era qualche cosa. Però fu lì che dovetti imparare come si muore. Era il 1 maggio del 1944. Entrò un SS nel campo di Fossoli, che veniva dall'esterno, era un ufficiale dell'SS, si stava dirigendo verso le cucine, a un certo momento si bloccò, cominciò a urlare, ma nessuno capiva che cosa volesse, fino a che si avvicinò a Pacifico di Castro, si chiamava, tirò fuori, non aveva fatto assolutamente niente. Tirò fuori la pistola, lo puntò alla testa e sparò. E Pacifico cadde a terra, morto all'istante, in una pozza di sangue. E io non avevo mai visto morire nessuno, io ero là. E tutti ci domandammo che cosa ha fatto, non aveva fatto niente. L'unica cosa che poi siamo riusciti così a pensare era che Pacifico portava un cappello, un berretto. Faceva caldo, era il 1 maggio, nessuno portava il berretto. Sembra che gli abbia chiesto di toglierselo in segno di rispetto, non l'aveva capito e l'aveva ammazzato. E lì avremmo subito la sensazione di chi erano, di che cosa erano e cosa facevano le SS. Il 16 maggio dissero che il giorno dopo saremmo partiti. Non ci dissero per dove. Non ci dissero quanto sarebbe durato il viaggio. Grande animazione per preparare, particolarmente le mamme che avevano i bambini piccoli, per fare il bucato, per portare via i panni puliti, eccetera. Quindi c'era una grande animazione. Ci dissero di fare rifornimento d'acqua, ma noi non avevamo ricipienti. O perlomeno ne avevamo pochi, qualche fiasco, qualche bottiglia, ma niente di più. Il giorno dopo l'appello e la distribuzione della zuppa, ci dettero un pane da 1 chilo e del formaggio. Arrivarono gli autobus e, scortati dai carabinieri, arrivammo alla stazione di Carpi. Alla stazione di Carpi scesi dall'autobus. I carabinieri consegnarono la lista dei prigionieri alle SS che erano lì e ci fecero salire su un carro. Poi continuarono, arrivarono altri autobus e continuarono a salire altre persone. Quando fu pieno fino all'inverosimile, chiusero il portellone del carro merci e lo sigillarono. Il treno rimase sotto il sole del 17 maggio tutto il pomeriggio, fino a sera. A sera l'acqua che avevamo portato era già finita. Cominciarono a soffrire prima i bambini, piangevano, le mamme che invocavano acqua, acqua,
Non c'era niente da fare. Finalmente il treno si mosse, si fermava a tutte le stazioni, dovunque si fermava, tutta la notte, quando c'era qualcuno, invocavamo che ci venisse data dell'acqua, niente da fare. Il treno impiegò tutta la notte per arrivare alla stazione di Verona. La stazione di Verona era piena di gente. Tutti sentivano l'invocazione, il pianto dei bambini, e tutti gridavamo acqua, stavamo letteralmente morendo di sete. Nessuno fece niente. Guardando attraverso le quattro feridoie, c'erano i quattro angoli del carro, io ero affacciato a una di queste feridoie, vedevo tanta gente che c'era lì. Avessi visto almeno uno sguardo di pietà. La gente faceva quello così, passava, andava oltre, ma io non ho visto niente di tutto questo. Io penso che se su quei carri ci fossero stati dei buoi, delle pecore, dei cavalli, qualcuno sarebbe corso alla protezione animali a dire ci sono degli animali che stanno soffrendo la sete. Non so, non credo che qualcuno abbia protestato per questo. D'altra parte il treno si fermava nelle stazioni, prima in Italia, poi in Germania. C'era tanta gente che vedeva. Non c'è traccia. Nelle cronache dell'epoca non c'è traccia di questo treno fantasma che ha attraversato tutta l'Europa per portarci a morire. Questo era. Comunque il treno ripartì da Verona, sempre chiuso, sempre sigillato. Dopo viaggiò il pomeriggio e tutta la notte, la mattina dopo arrivò alla stazione di Ora in provincia di Bolzano. Aprirono i carri, ci fecero scendere tutti, ci dissero di fare i nostri bisogni lì sulla banchina della stazione. Voi pensate, 600 persone contemporaneamente che si devono denudare in parte, cercando magari di coprirsi, eccetera, ma per fare i propri bisogni. È stato uno spettacolo davvero terribile. Poi formarono le SS un corridoio armati di mitra per dare la possibilità a qualcuno di noi di arrivare al posto di ristoro della stazione a fare rifornimento d'acqua. E questo feci io, tra l'altro, facendo più volte avanti e indietro tra il vagone e il posto di ristoro. Quando avevamo riempito tutti i recipienti che avevamo, chiusero nuovamente, sigillarono i carri che ripartirono. Ancora due giorni di viaggio, arrivammo alla stazione di Mogolo in Baviera Est. Alla stazione di Mogolo in Baviera c'era le SS si allontanarono. C'era la Croce Rossa tedesca, cioè praticamente non è che non sorvegliassero, si erano allontanati, però sempre armati di mitra. C'era la Croce Rossa tedesca, ci dettero una zuppa calda, ci dissero anche lì di fare i nostri bisogni sulla banchina e su un binario dove non, vicino accanto dove non c'era il treno, altro spettacolo orrendo. Poi arrivarono, cedettero una zuppa calda, poi arrivarono con degli idranti, pulirono la banchina con gli idranti e poi con gli stessi idranti pulirono i carri che erano ormai pieni delle nostre lordure, perché quel secchio che ci avevano dato, che avevamo messo in un angolo dove avremmo dovuto fare i nostri bisogni, praticamente era... Dopo poche ore era già pieno, quindi potete immaginare, cioè fare un viaggio in quelle condizioni, eravamo 64 persone dentro quel carro. Non c'entravamo. Mentre qualcuno, mio nonno aveva 84 anni, mentre i malati dovevano necessariamente stare sdraiati o per terra o sul pavimento, e gli altri, per noi altri posto non c'era. Soltanto a turno potevamo metterci seduti, cercare di dormire in qualche momento, ma era una sofferenza, davvero una sofferenza indicibile. Era già cominciato lì il massacro, per fortuna nel nostro carro nessuno
non è morto nessuno, ma io quando siamo arrivati poi ho saputo che in altri carri ci sono state diverse persone che erano morte durante questo viaggio terribile che avevamo intrapreso. Il treno ripartì da Monaco di Baviera, ancora 2 giorni di viaggio, arrivavamo in una stazione di sera, vedemmo la scritta Osviezin, non sapevamo dove fossi. Il treno si fermò, stette fermo tutta la notte, la mattina dopo, poi la mattina, il pomeriggio del 13 del 23 maggio, entrò all'interno del campo di Auschwitz e Birkenau. Avevamo visto da lontano delle ciminiere, avevamo pensato, beh, ci sono delle fabbriche, ci porteranno a lavorare. Nessuno poteva immaginare che quelle erano sì fabbriche di morti. Nel pomeriggio del 23 maggio il treno entrò all'interno del campo di Birkenau, dove c'era una banchina, c'erano 3 binari e 2 banchine per ricevere i prigionieri. Erano state costruite da poco perché era stato previsto l'arrivo di 450.000, pensate, 450.000 prigionieri che arrivavano dall'Ungheria, oltre quelli poi che arrivavano dalle altre parti d'Europa, compreso il nostro dall'Italia. Il treno si fermò su questa banchina, davanti a ogni vagone c'erano delle SS tutte con un bastone in mano ed un canal guinzaglia. Aprirono i carri contemporaneamente, cominciarono a urlare, e dovevamo fare presto, dovevamo scendere da questi vagoni, c'era nonno 84 anni, ma come faceva a buttarsi giù dal vagone, alto almeno un metro e venti, quello che poteva essere. Aiutai papà a far scendere nonno, poi andai alla ricerca dei miei fratelli, di mamma, di mia sorella. I miei fratelli li incontrai subito. Insieme a loro andammo alla ricerca di mamma e di Anna, sempre inseguiti dai cani e dai bastoni. Poi le vedemmo. Dove le cercate erano 600 persone, tutti cercavano qualche familiare che aveva viaggiato su altri carri, quindi una confusione indescrivibile, l'abbaiare dei cani, le urla di quelli che venivano colpiti, ecco, quello era l'inferno, già quello. Quindi andammo con i miei fratelli a cercare mamma e Anna, poi le vedemmo, avanzavano da uno degli ultimi carri del convoglio, volevano formare 2 file, una fila di uomini e una fila di donne, e si stavano dirigendo verso la fila delle donne. Mamma aveva capito tutto, piangeva, ci abbracciò tutti. Poi vide c'erano le SS che non erano distanti, disse andate, fare presto, andate via. E aggiunse, non vi vedrò più. E furono queste le ultime parole di mamma, non vi vedrò più. Era davvero una scena infernale. Noi fummo portati in una baracca chiamata sauna. Fummo spogliati di tutto. I nostri abiti dovevano essere gettati in un angolo di questa baracca e noi nudi, completamente nudi. Arrivò una squadra di prigionieri armata di rasoi e ci rasero per tutto il corpo, tutti, non solo i capelli, ma anche i peli in tutte le parti del corpo, con questi rasoi che tra l'altro raschiavano più che radere. Poi arrivò un'altra squadra, avevano dei secchi, c'erano dentro del liquido nerastro, immergevano una mano nel secchio con un guanto di juta e ce lo passavano in tutte le parti del corpo, anche nelle parti intime, dappertutto. Doveva essere un antiparassitario, tutto un rituale. Poi un'altra squadra, arrivarono armati di siringhe, dove c'erano siringoni grossi così, noi sempre schierati. Ci diettavano qui nel petto
iniettavano un pochino il liquido, poi passavano a quello che era accanto. Poi c'era la schedatura in fondo a questa baracca. C'era un tavolo, dietro al tavolo delle SS, noi sempre completamente nudi, le SS vestite tra l'altro con il cappello a visiera, gli stivali lucidati a specchio, e noi sempre nudi passavamo lì davanti. Io quando sono sceso dal carro, ecco, faccio un passo indietro, un prigioniero italiano che coadiuvava con le SS per le operazioni dell'arrivo, per i bagagli eccetera, e mi guardò e mi disse: quanti anni hai? Io dissi: ho 15 anni. Mi disse: guarda, ti domanderanno quanti anni hai, è importante quello che ti dico, tu di che hai 18 anni. Io pensai: questo è pazzo, ho 15 anni, ma perché devo dire che ho 18 anni? Poi si allontanò, si voltò: guarda, quello che ti ho detto è molto importante, mi raccomando, quando ti domando l'età tu di che hai 18 anni. Beh, io ho ritrovato la mia scheda di Auschwitz, l'ho trovata nell'archivio di Auschwitz, di uno dei numerosi viaggi che faccio per accompagnare i giovani, per accompagnare le scuole di Roma lì nei viaggi della memoria. E c'è scritto Piero Terracina, Paternità Giovanni, tutto giusto. No, non c'è scritto Terracina, è sbagliato il cognome, Terraccione, però c'è scritto anni 18. Poi c'è scritto vicino studente, quando mi hanno domandato che lavoro facevo, e lì ho corso davvero un grande rischio. Studente poteva significare che io non sapevo fare, non avevo mai fatto nessun lavoro, e quindi potevo anche andare a morire. E invece no, passai la selezione. Pensate che nella selezione oltre l'80% di quello che si presentavano lì davanti ai medici veniva mandato a morire, soltanto il 20% poteva entrare nel lager per essere sfruttati con il lavoro da schiavi fino a morire, perché lì si moriva per la fame, si moriva per le malattie, si moriva per le punizioni, si moriva per il lavoro massacrante, si moriva. La morte era sempre intorno a noi, e si moriva perché quando arrivavano i trasporti, e arrivavano continuamente treni su treni, arrivavano all'Ungheria, quello scarso 20%, perché più dell'80% veniva mandato direttamente alla camera a gas, ai forni crematori, e ridotti in fumo e cenere. Il posto per quei 20% che doveva entrare nel lager doveva essere lasciato da quelli che erano arrivati prima. E allora si susseguivano le selezioni. Arrivavano i trasporti, la notte, dopo che avevano spento le baracche, avevano spento le luci, arrivavano le SS con i cani, urlando, accendevano le luci, dovevamo scendere dalle nostre giacilli nudi, completamente nudi, dovevamo uscire dalla baracca in fila, uno per volta, bastava un'occhiata, destra, 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 sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, cioè tutti quelli che andavano a destra venivano avviati a morire. C'erano scene davvero difficile da raccontare. Quando passavano lì davanti, erano medici questi che facevano le selezioni, quando passavano lì davanti due fratelli o padre e figlio, e soltanto uno di loro veniva mandato a morire, allora la disperazione che non era mai di quello che andava a morire, la disperazione era sempre di quello che rimaneva a vivere,
ma per quanto? Un giorno, una settimana, era difficile andare oltre. Comunque io fui avviato subito al lavoro, un lavoro davvero, davvero massacrante, era un comando chiamato Kenisgraben. Dovevamo costruire canali perché quando c'erano precipitazioni si allagava. Costruire questi canali per arrivare fino al fiume, la Vistola, che era 7-8 chilometri, io non so quanto tempo ci saremmo impiegati, evidentemente le SS contavano rimanere lì per anni, si avevano dato l'inizio, l'avvio a questi lavori per costruire questi canali. Lavoro assolutamente massacrante, lo dice Primo Levi. Primo Levi nella sua poesia Scemà, quando parla dell'uomo, del prigioniero che lavora nel fango, che lotta per mezzo pane e che muore per un sì o per un no. Lavoravamo nel fango, lavoravamo, tra l'altro non ci veniva fatto rifornimento d'acqua. Io sono arrivato a maggio, fine maggio, poi arrivo a giugno, luglio, agosto, mesi tremendamente caldi, si riusciva, non ci veniva fatto rifornimento, si riusciva, si rischiava di morire disidratati. Però ci avevano insegnato un sistema. Bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando, goccia, dicevamo sotto la ciotola, goccia a goccia scendeva della fanghiglia, però si lasciava depositare a fondo, la terra più pesante andava a fondo e bevevamo quello per non morire. Il risultato però qual era? Che è capitato diverse volte, che non solo per quello, molto spesso anche per le punizioni, per un colpo di pistola, eccetera, eccetera. Spesso c'era qualcuno e dovevamo riportare al campo la sera, al rientro al lavoro, portarlo a spalla, ecco, ogni cosa che dico, questo è l'orrore. Come faccio a raccontare tutto? Come faccio a raccontare a voi bambini? Non è giusto. È giusto. Quante persone ho visto morire così o scomparire così, amicizie nate prima, compagni di scuola che eravamo stati deportati con lo stesso convoglio, amici, quanta gente ho visto scomparire così, e poi ho visto scomparire prima, subito all'arrivo, i miei genitori, i miei genitori, mio nonno, mandati immediatamente alle camere a gas, e quando eravamo lì che noi chiedevamo insistentemente dove, come, quando avremmo voluto rivedere i nostri cari, che ci fu detto subito, vedete quel fumo, vedete quelle fiamme che uscivano, quelle scintille che si alzavano alte, ricadevano come tante stelle cadenti, ecco, vedete, quelli sono i vostri cari, stanno uscendo dal lago. Questo era, pensate, non volevamo credere che una cosa del genere, chiedevamo quando li vedremo, non li vedrete più. Dicevo, questo lavoro massacrante, e la sera rientrando al campo, quando dovevamo portare i corpi dei nostri compagni che non avevano resistito, che erano stati assassinati, dovevamo andare all'appello, allinearli in fondo alla fila in modo che anche loro potessero essere contati. Tutto doveva quadrare, e se non la conta non tornava, perché magari qualche prigioniero, è successo che qualcuno sia fuggito, probabilmente aiutati dalla resistenza che era all'esterno del campo, all'esterno del lager. Però se la conta non tornava perché qualcuno magari era morto ma in un'altra parte del lager, la conta non finiva, poteva durare ore, qualsiasi tempo, la pioggia
il sole, no, il sole in genere gli appelli venivano fatti la mattina dopo la sveglia alle 4:30 del mattino, l'altro, ecco, una giornata del lager, sveglia alle 4:30 del mattino. Dovevamo lasciare la coperta che ci veniva, che avevamo, dovevamo lasciarla nel nostro giaciglio lisciata, non ci doveva essere la più piccola piega, se no la sera rientrando saremmo stati puniti perché la coperta non era perfettamente liscia. Erano letti a castello, 6 prigionieri per ogni piano, letti a castello di 3 piani, quindi praticamente erano 18 persone per ogni letto a castello, quindi per ogni baracca erano circa 450 prigionieri. Ecco, qui ci sarebbe qualcosa da raccontare che non lo faccio. E quello che erano i blocco al test, cioè i capi baracca, i loro aiutanti, che per lo più erano adolescenti, che diventavano più feroci dei loro padroni, o i capo. Non c'era un momento in cui un prigioniero si poteva rilassare, sì, si cercava in qualche modo di farlo, ma era per sopravvivere. Quindi questa era una giornata, le selezioni. La mattina, quando uscivamo dalle nostre baracche, io ero nel campo D, perché era diviso in settore A, B, C, D, eccetera. Il campo D era quello dei prigionieri condannati a morte. La vita media in quel campo era di 3 mesi. Accanto c'era il campo E, sempre di Auschwitz e Birkenau, il campo E, che era un campo anomalo, era pieno di famiglie al completo, avevano conservato i loro abiti, quindi tanto colore, c'erano tanti bambini, alcuni di questi bambini certamente erano nati dentro quel triste recinto, avevano conservato i loro strumenti. La sera, particolarmente la sera, rientrando dal lavoro, sentivamo in lontananza, sentivamo suonare, sentivamo cantare. Era lo Zigeuner Lager, ovvero il campo degli zingari. Noi impropriamente chiamavamo zingari, sono le popolazioni Rom, Sinti. Zingari è un termine inventato da noi che è dispregiativo. Quindi ecco, se ci capita di avvicinare qualche Rom, qualche Sinti, non chiamiamolo zingari perché, ripeto, ci rimangono male. Dovremmo essere attenti anche a questo. I loro popoli si chiamano Rom e Sinti e quindi vediamo eventualmente se capita di chiamarli con il loro nome e non chiamarli zingari. Era lo Zigeuner Lager. La notte tra il 2 e il 3 agosto del 1944, all'improvviso sentimmo in piena notte l'abbaiare dei cani, l'arrivo delle SS, poi siccome le SS tanto urlavano sempre, sentimmo le urla delle SS, poi chiusero le baracche. Le riaprirono sempre durante la notte, noi stavamo ascoltando quello che stava succedendo dall'altra parte, dove ci separava soltanto il filo spinato, dove passava la corrente ad alta tensione. Poi le porte delle baracche vennero riaperte, una confusione indescrivibile. Le urla di quelli che venivano colpiti, il pianto dei bambini che erano stati svegliati in piena notte. Poi dopo forse un paio d'ore che avevano portato la calma, sentimmo camminare e poi silenzio. La mattina dopo il primo pensiero fu quello di andare a dare un'occhiata dall'altra parte del filo spinato. Non c'era più nessuno, c'era solo silenzio.
era un silenzio agghiacciante. Ci bastò dare un'occhiata ai camini dei forni crematori, 4, per capire che quella notte tutti i rom e sinti, senza nessuna distinzione, perché poi non stavano proprio male, perché non so se lavorassero, ma comunque io li consideravo quasi dei privilegiati a stare dall'altra parte, e mi chiedevo tante volte perché per noi non era stato possibile rimanere con le nostre famiglie, eccetera. Ci bastò dare un'occhiata al ciminiere dei forni crematori per capire che quella notte tutti i rom e sinti erano stati a morire e stavano uscendo dal lager con il fumo e le fiamme dei forni crematori. È stata davvero qualche cosa di terribile. Poi il giorno dopo il campo E era ormai pieno dei nuovi prigionieri arrivati dall'Ungheria. Ora ci sarebbero tante cose da raccontare. Ci sarebbero tante cose. Io fui separato all'arrivo dai miei genitori da mio nonno. Vidi una volta soltanto Anna, mia sorella, una volta soltanto dall'altra parte del filo spinato, perché avevo riconosciuto un'amica di famiglia, l'avevo chiamata, non mi aveva riconosciuto, gli ho detto chi sei, evidentemente pure io, ormai ero completamente cambiato, senza capelli, sì. Era, non mi aveva riconosciuto, gli disse sono Piero, gli disse guarda Anna sta qui, gli dice rimanemmo d'accordo di vederci la sera quando era possibile fino a che potevamo incontrarci. E infatti dopo qualche giorno di sera arrivò, si chiamava Flaminia Minia, arrivò con mia sorella Anna. Come stai? Sto bene. Avevo visto che Anna stava male. E insistentemente io, ma che hai fatto? Vedo che c'è qualche cosa che non... Tra l'altro si era messa, per non farsi vedere rasata, aveva trovato, non so come, un telo, qualche cosa da mettersi intorno alla testa per non farsi vedere con la testa rasata. E insomma, che hai fatto? C'è qualche cosa che non... E poi alla fine, dopo le mie insistenze, disse, pensate, Anna aveva 23 anni, era una ragazza davvero bellissima, sto perdendo i denti. A 23 anni poi non l'ho più vista, non è tornata, ma stava male. Anche lei finita in fumo e cenere. Fui separato da mio fratello, da uno, da Cesare. Poi Cesare ho saputo tramite Nedo Fiano, un caro amico che avevo conosciuto a Fossoli, che era partito insieme a lui. Ho saputo poi che Cesare era morto di fame, aveva 20 anni. Morire di fame a 20 anni, mi ha raccontato Nedo questa storia. Nedo cantava molto bene, una bellissima voce, era stato chiamato dalle SS, era stato chiamato per andare ad allietare una loro serata. Finita la serata, aveva chiesto, dice, a un SS, dice, c'è un mio amico che sta, c'era parecchie cose da mangiare, posso prendere qualche cosa, c'è un amico che sta morendo di fame. E questo SS gli dice va bene, porta via. Mi ha raccontato Nedo che arrivò nella baracca e chiamò Cesare, sono qui, guarda, devo portarlo a mangiare. Nessuna risposta. Cesare, svegliati, devo portarlo a mangiare.
Nessuna risposta. Cesare, Cesare, non fare il cretino, rispondimi. Cesare era morto. Non sto a raccontarvi altro di Auschwitz, perché ogni cosa che uno appena si accosta a qualche cosa, un argomento, è soltanto orrore. Credo che sia più che sufficiente quello che vi ho raccontato. Ora, naturalmente nel lager nascevano anche delle amicizie. Diciamo, l'amicizia è questo, ecco, un altro valore della civiltà. L'amicizia è indispensabile, ci serve. Ci serve avere sempre vicino a noi qualcuno che non è un parente, ma che è come un parente. Io ho avuto, posso dire, diverse amici, o che conoscevo già qui dall'Italia, o che ho conosciuto a Fossoli, o che ho conosciuto fuori, e che purtroppo la maggior parte di loro non ce l'hanno fatta. Quando io non ho più avuto praticamente i miei fratelli, non eravamo più insieme, prima perché Cesare era partito, Leo invece avevamo poche possibilità di incontrarci, quindi praticamente per non rimanere solo dovevo necessariamente nascere amicizie. Lì ne ho avute, molte delle amicizie sono nate lì e sono finite lì. Perché sono finite? Perché sono finiti i miei nuovi amici. Ecco, voglio parlare di un amico di un'amicizia nata lì, in quel campo. Io conobbi un ragazzo che era addirittura più piccolo di me, che veniva da Roti. Si chiama, perché è tornato anche lui, si chiama Sami Modiano. Con Sami nacque lì, nel lager, un'amicizia davvero fraterna, già lì. Ma ci servivamo uno all'altro. Ognuno di noi, io avevo bisogno di lui e lui aveva bisogno di me. Io avevo perso la mia famiglia e lui aveva perso la sua. Quindi avevamo bisogno di stare insieme, di parlare non solo del lager, ma non solo della vita di prima, cercare di parlare un po' di tutto. Era importante, era indispensabile poter comunicare con qualcuno. Nacque lì un'amicizia. Poi siamo stati liberati insieme, poi siamo stati divisi, poi lui è andato in Africa, è stato diversi anni in Africa, ci siamo rincontrati dopo tanti anni. Ebbene, l'amicizia di allora è forte come allora. Oggi non possiamo fare a meno uno dell'altro. Ci vediamo spesso, se non ci vediamo ci telefoniamo, ma abbiamo bisogno uno dell'altro. Ecco, vedete, l'amicizia è un altro dei grandi valori dell'umanità. Ho parlato della solidarietà, ho parlato dell'amicizia e ce ne sono anche altri di valori. Ci sarebbero tante cose. Il 7 ottobre del 1944 a Birkenau ci fu una rivolta. Gli addetti ai forni crematori, siccome periodicamente venivano rinnovati, cioè quelli che lavoravano alle camere a gas e ai forni crematori venivano a loro volta eliminati e sostituiti dai nuovi arrivati. Quando loro capirono che il loro momento era arrivato, praticamente si ribellarono, riuscirono a sottrarre a delle SS le armi. Pochi si salvarono perché furono tutti sterminati. Si salvarono alcuni perché erano arrivati dei trasporti e il lavoro doveva continuare, e quindi qualcuno riuscì a salvarsi, ma poi continuò il massacro.
sono state pensate di circa 1.400 che lavoravano in quei tristi stabilimenti, si sono salvati soltanto in sette, tra cui un altro caro amico, Shlomo Venezia, che è mancato esattamente 4 anni fa. È stata anche quella una cosa, ma d'altra parte con i pochi ritornati eravamo tutti quanti amici e possiamo ogni volta diciamo che siamo fratelli. Cominciarono dopo la rivolta, cominciò l'evacuazione del campo. Intanto le attrezzature rimorte non funzionavano più perché gran parte degli addetti praticamente era stata eliminata, ma non era soltanto per quello, era tutta la macchina si era inceppata e quindi praticamente non funzionavano più. Non arrivavano trasporti e cominciò l'evacuazione del lager con quelle che sono chiamate le marce della morte. I prigionieri partivano in grandi file di migliaia di prigionieri, chi non ce la faceva a camminare sulla neve veniva abbattuto sulla strada e lasciato lì. Quindi praticamente prima certamente le popolazioni tedesche attraversate da queste, che posso dire, tutta questa gente che attraversava a piedi la Germania e quelli che morivano, quelli che venivano assassinati venivano lasciati sulla strada, quindi tutti sapevano quello che succedeva. Qualcuno che è tornato mi ha raccontato che c'era qualcuno che gli lanciava del pane, ma c'era anche qualcun altro che lanciava dei sassi a queste file di disperati. Io rimasi lì nel campo. Poi partì anche l'altro mio fratello e non ho saputo più niente. Io rimasi lì fino esattamente al 22 gennaio, quando le SS tornarono, entrarono nel campo, ci fecero uscire tutti. Ci dissero di formare una fila che avremmo dovuto camminare. Chi non poteva camminare doveva mettersi da parte, che sarebbe arrivati dei camion per portarli via. Dice, quelli che possono camminare, sappiate che saranno delle marce difficili, ma dovete camminare. Cominciamo la sera. Avevo deciso di partecipare alla marcia. Stava annottando, a un certo momento non vedemmo più le SS, evidentemente siccome le truppe sovietiche, l'armata sovietica erano arrivate ai margini del campo, evidentemente avevano paura e avevano abbandonato tutto e tutti. Noi vagammo nella notte, faceva un freddo tremendo, poi dopo parecchio tempo vedemmo le sagome di costruzioni, entrammo, non era nient'altro che il campo di Auschwitz I. Evidentemente eravamo andati avanti nella notte, poi eravamo tornati indietro. Il campo di Auschwitz e Birkenau sono distanti 3 chilometri uno dall'altro, 3,5 chilometri uno dall'altro. Quindi avevamo camminato nella neve, ma poi avevamo visto queste costruzioni, eravamo entrati perché diversamente non ce l'avremmo certamente fatta a resistere al freddo terribile della notte. Le SS non c'erano più. Passammo quei 5 giorni, non avevamo acqua, non avevamo niente da mangiare. Per poter bere, scioglievamo la neve, stando attenti a che non fosse troppo contaminati dai corpi di quelli che erano morti e che erano rimasti sul terreno. Quindi dovevamo cercare di andare a prendere la neve da sciogliere in posti dove non ci fossero i corpi vicino in putrefazione.
arrivammo così al 27 gennaio, ripeto, non avevamo niente da mangiare, poi trovammo qualche cosa andando a svaligiare quello che era il magazzino dell'SS, lo portammo nella baracca, dividemmo con gli altri quello che avevamo trovato, io ricordo della margarina, un barattolo di pomodoro da 5 kg, tra l'altro era di marca italiana. E trovammo dell'aglio, trovammo del vino e portammo tutto quanto nella baracca e lo dividemmo con gli altri prigionieri. Il 27 gennaio, che oggi è il giorno della memoria, ricordo che la mattina, nella tarda mattinata, aprì la porta per andare a prendere la neve da sciogliere e vidi davanti a me c'era un soldato sovietico, uno solo, vestito di bianco, cioè con un mantello bianco, evidentemente per mividitarsi con la neve. Mi feci cenno, quando sentì aprire la porta, mi feci cenno con la mano di rientrare. Io comunicai ai miei compagni che eravamo liberi. Non ci fu nessuna manifestazione di gioia. C'è stato solo silenzio. Nessuno che abbia commentato in qualche modo. Io ricordo un prigioniero, un italiano, era nel letto a Castello vicino a me, aveva dei foruncoli molto grossi per il corpo, aveva preso della neve e stava frizionando per alleviare il dolore di questi grossi foruncoli. Mi ricordo che mi guardò, non disse una parola e riprese a fare queste frizioni con la neve sui suoi foruncoli. E così tutti gli altri. Poi ci è voluta qualche ora. Certo, poi ho visto che c'era qualcuno che cominciava a piangere, altri a pregare, ma ci è voluto parecchio per realizzare che eravamo liberi, ma non solo, ma per avere una qualche reazione. Io dopo la liberazione stavo male, stavo davvero molto male, io ho contratto la TBC, questo naturalmente l'ho saputo dopo. Fui portato in un ospedale da campo, poi da lì nell'Ucraina, allora l'Unione Sovietica, nell'Ucraina, a Leopoli, in un ospedale. L'ospedale da campo aveva ricevuto le prime cure che evidentemente insomma qualche effetto fecero. Poi dall'ospedale di Leopoli fui mandato in un sanatorio nel Caucaso. E io ho impiegato, dalla liberazione ho impiegato quasi un anno per ritornare. Ho attraversato tutta l'Europa, sono finito nel Caucaso, poi da lì a Odessa, da Odessa a Bucarest, e praticamente ho passato quasi un anno in giro da solo, un ragazzo di ormai avevo 16 anni, e in giro da solo, pensate, per l'Europa. Naturalmente in questo periodo però ho ricominciato a vivere. Nell'ospedale, nel sanatorio dove ero stato mandato, nacquero delle amicizie, anche lì, e questa, ripeto, è molto importante, ma nacque soprattutto quello che mi ha fatto capire che la vita avrebbe ancora potuto riservarmi delle gioie. Il fatto che nacque un amore nell'ospedale di Sochi, nel Caucaso, prima l'amicizia e poi l'amore con una infermiera dell'ospedale. Beh, devo dire che questo è stato la scintilla che ha fatto riprendere la voglia di vivere. Ho passato lunghi mesi nell'Unione Sovietica, devo dire che addirittura anche dopo, fino a quando ero stato dimesso dall'ospedale, addirittura mi mandarono al distretto militare, dove ho dovuto fare anche
per qualche mese il militare nell'armata russa, l'armata sovietica, quindi tutta avventura. Tra l'altro io non avevo ancora 17 anni o 16 anni e mezzo quando mi mandarono al distretto. Varie avventure che non sto a raccontarvi, qualcuna piacevole, altre indubbiamente difficili, ma comunque poi dopo circa un anno sono riuscito a trovare la strada di casa. Sono ritornato, speravo di poter trovare qualcuno della mia famiglia. Non ho trovato nessuno, sono stati momenti terribili anche quelli. Io sinceramente temevo questo ritorno, lo temevo. Volevo tornare, ma nello stesso tempo avevo paura di non trovare più nessuno della mia famiglia. Ecco, io adesso vorrei arrivare a una conclusione del mio intervento. Scusate, io sono a questo punto sono un po' stanco, stressato. Tra l'altro io ho avuto anche un incontro ieri, sinceramente, e questa mattina quando ho iniziato qui ancora non avevo assorbito l'incontro di ieri, ancora non avevo recuperato le energie. Mi sto accorgendo che oggi l'incontro, secondo il mio parere, avrebbe potuto andare meglio, ci sarebbero state altre cose che avrei potuto dire. Grazie davvero. No, mi sto accorgendo che ci sono tante cose che avrei voluto dire magari in modo diverso, ma non so, vabbè. Comunque spero che qualche cosa dell'incontro di oggi rimanga e possa servire per il vostro futuro di voi giovani. Ecco, se permettete, a questo punto io però questa conclusione vorrei leggerla. L'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riuscirà a richiamare la vostra attenzione e a sollecitare la vostra riflessione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio, e se riusciremo a rispondere all'interrogativo di come le aberrazioni di cui sono stato testimone e vittima si siano potute verificare in un'epoca civilizzata, o almeno ritenuta tale, con la partecipazione diretta di un numero enorme di cittadini, e non solo nella Germania nazista, con il consenso di gran parte della popolazione e non soltanto in Germania, per cui lo sterminio di milioni di esseri umani era diventato soltanto un problema di organizzazione. E come tanta gente che pure sapeva sia potuto restare indifferente. Non dobbiamo mai dimenticare che quello che è accaduto si può ripresentare. Gli esecutori del massacro erano persone del tutto normali, spesso erano persone colte e intelligenti, non erano pazzi, non appartenevano a un popolo barbaro, non erano inferociti da mortificanti condizioni di vita, appartenevano alla nazione che era stata la più civile e progredita d'Europa. Erano persone che amavano le arti, la musica, la letteratura. Erano persone ben educate che non avrebbero mai gettato un pezzo di carta in strada. Erano persone che, rientrando nelle loro case, baciavano i figli e, almeno lo suppongo, li addormentavano amorevolmente facendo loro recitare le preghiere. Se erano persone così normali, cosa rese possibili questi eventi incredibili? Perché tanto odio? L'interrogativo non può avere risposta. Non può esistere un perché. Se rispondessimo a un perché, questo lo ha detto Primo Levi, daremmo implicitamente una giustificazione. Quello che dobbiamo chiederci allora è come è potuto accadere. Credo che la memoria della Shoah debba essere tramandata
per servire il presente e il futuro. È importante che ciascuno di noi rifletta per concludere che gli esseri umani sono tutti uguali, siamo tutti uguali. A qualsiasi etnia, religione, colore della pelle appartengano, e tutti abbiamo diritto al rispetto, alla dignità, alla solidarietà e alla libertà. A voi giovani dico: il futuro vi appartiene. Non siate mai indifferenti. Partecipate alla vita del paese secondo un ideale di giustizia e di solidarietà. Non date mai retta ai falsi idoli. Fate attenzione a non cadere in balia dei nuovi duci cialtroni, perché ne esistono sempre, e state attenti. Sappiate sempre ragionare con la vostra testa senza rilasciare deleghe in bianco, mai, a nessuno. Chi non ragiona sulla propria testa, con la propria testa, non è libero. Non dobbiamo mai dimenticare che Hitler ebbe un consenso plebiscitario promettendo ai tedeschi 1000 anni di prosperità. Ecco, questo era un falso idolo, i 1000 anni di prosperità, mettendo da parte come fu un principio di civiltà. Però anche nel nostro paese è accaduto questo. Anche nel nostro paese abbiamo dato retta al falso idolo che era Benito Mussolini, che ha portato l'Italia, il nostro paese l'ha portato alla catastrofe. Noi questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ecco, questo fu appunto la catastrofe della Germania, non solo della Germania nazista e dell'Italia fascista, ma fu la catastrofe del mondo intero. Grazie.